Salve a tutti, sono Lunghimer e bentornati su The Colonies. Oggi i cugini di Wally si improvvisano pirati spaziali e a bordo di vere e proprie navi dovranno solcare i sette mari e conquistare tante piccole isole per riuscire a sconfiggere il nemico. Ce la faranno? Buona visione! Perfetto, ed ecco che i nostri pirati spaziali dei Caraibi stanno atterrando. E qualcuno ha scelto l'isola più piccola dell'universo a quanto pare. Oh no. Ragazzi, io dove costruisco qua attorno che non c'è spazio? E loro tutti felici. Sono io che poi devo conquistare i sette mari, dannazione. Allora, diamo un'occhiata attorno a noi. Aspetta che fermiamo anche il tempo. Sicuramente il nostro avversario sarà qui a nord. Quindi dovremo cercare di conquistarci questa gola quanto prima. Vedo che c'è anche parecchia sabbia, il che vuol dire che non potrò piazzare ad esempio gli allevamenti degli animali. Ecco, quella è un'altra rogna. Pertanto ci dovremmo estendere verso sud, che c'è della pietra, perché sennò abbiamo un piccolo deposito qui, e abbastanza zone verdi, anche per gli alberi. Anche per gli alberi è un bel problemone, perché sulla spiaggia posso piazzare solo le palme. Allora, come prima coda, vedo che qui c'è parecchio pesce, quindi possiamo mettere un pochettino di capanni dei pescatori. 1, 2 e 3. Meglio che niente. Allora, le strade le piazzerei un po' a quadrato, come abbiamo fatto nelle scorse puntate, che secondo me sono la tattica migliore. Qua in parte possiamo direttamente mettere una torre di guardia, così ci estendiamo da questo lato quanto prima. E l'altra la costruirei invece da questa parte, così che riusciamo a isolare e conquistare questa zona nel minor tempo possibile. Allora, qui in parte al capanno dei pescatori metterei un pochettino di case di livello 1, in modo tale che non debbano fare i chilometri per poter avere un pochettino di cibo. Avranno ovviamente bisogno di un pozzo che non possiamo piazzare sulla sabbia, ovviamente. Pertanto lo dovremo mettere qua. Meglio che niente, meglio che niente. E ci servirà una miniera direttamente qua sopra per estrarre questa poca pietra che abbiamo a disposizione. Il che vuol dire che le risorse, oh, sono lontane. Quindi effettivamente dovremo piazzare un pochettino di porti e partire con le nostre navi alla conquista delle isole limitrofe, che per adesso non sappiamo dove si trovino, ma è una gioia. Perfetto, la torre di guardia a nord è già pronta. Dobbiamo assolutamente buttare giù tutti quegli alberi, quindi costruiamo un bel capanno del taglialegna qui e gli diciamo ovviamente di occuparsi di tutta questa zona molto rapidamente. Più torrette mettiamo e meglio è. Ah, anche a sud hanno costruito, perfetto. Quindi continuiamo a piazzare strade. Qui ovviamente c'è la strettoia. Oh, sarà un casino incredibile riuscire a gestire il passaggio di risorse avanti e indietro. Ma vabbè, ci accontentiamo. Perfetto, nel frattempo mi hanno costruito sia le case che il porticciolo, quindi il cibo dovrebbe arrivare quanto prima e il taglialegna sta pian pianino buttando giù tutti gli alberi. Peraltro ho notato la linea rossa, guardate, c'è già la torre di guardia del nemico, dobbiamo darci una mossa il più velocemente possibile. Allora, ho paura che il cibo non ci basti, quindi per adesso metterei un'altra fattoria, magari da quest'altra parte, che è meglio che nulla, potrò costruire solo sul verde, ma ci dobbiamo accontentare. Ottimo, allora, fattoria operativa, diciamo autopiazzamento, piazza dove puoi, ciccio, è riuscito a piazzare praticamente tutto contro ogni aspettativa. Da quest'altra parte, casomai, possiamo continuare ad estenderci e... Oh, senti, io per adesso metto un ulteriore capanno del taglialegna, in modo tale da sfruttare anche le palme che sono qui. Perfetto, nel frattempo ci siamo estesi anche a sud, mettiamogli un'ulteriore miniera anche di qui, così sfruttiamo questa zona. E devo mettere un'altra torre di guardia da questa parte, altrimenti non potremo effettivamente sfruttare appieno il deposito di pietra. Buono, sembra che per adesso sia tutto a posto. Costruirei casomai per adesso un laboratorio qui vicino al centro città ed iniziare effettivamente le ricerche. Bravo tizio che mi hai liberato la zona qui. E ci si piazza un'ulteriore torretta. Ok, sono riusciti a piazzarmi la torretta in tempo ed ecco qua il villaggio del nostro nemico. Guarda, è molto più avanti di noi, santo cielo. Probabilmente l'area in cui è atterrato lui è migliore della nostra, perché mai una gioia. Allora, ci serve assolutamente anche una segheria, perché altrimenti i nostri laboratori non potranno lavorare. Piazziamola magari direttamente qui. Beh, abbiamo visto negli scorsi episodi che un laboratorio tendenzialmente non basta mai, quindi ne piazziamo un altro, così facciamo due ricerche in parallelo. Qui a sud hanno costruito la torretta e quindi abbiamo tutta la zona libera. E vedo parecchio pesce, quindi sfruttiamolo immediatamente piazzando un po' di capanni dei pescatori. Oddio, speriamo di metterne abbastanza. Due ci stanno. Ah, il terzo non lo posso mettere. Però se liberiamo questa zona potremmo mettere un altro po' di porticcioli per la pesca anche da quest'altro lato. A tal punto vediamo di costruire un paio di taglialegna direttamente da quest'altra parte. Ne metterei subito due, perché qui metteremo anche la forestry per piantare gli alberi, perché per adesso non ne abbiamo messa neanche una. E questa è decisamente la zona più indicata. Beh, da quello che vedo la nostra produzione di carne è molto in positivo, mentre invece quella di energia è scarsa. A sto punto in centro città vediamo di piazzare
ancora qualche altra casa, ovviamente in parte al pozzo, e qui chiudiamo il tutto. Ci servirà anche un bel magazzino per mettere tutte le risorse e abbiamo abbastanza spazio direttamente qua in parte. Perfetto, la segheria è diventata operativa. Però il legno è un problemone di dimensioni bibliche. Casomai, diciamo al razzo di produrre solamente legna, visto che per adesso le batterie dovremmo avere una grande produzione direttamente da questa parte. Nel frattempo gli ho fatto piazzare una forestry qui in cui ci metteremo le palme, che tuttavia, come potete vedere, richiedono un mese e due giorni contro i classici 12 giorni. Perfetto, cosa potrebbe mai andare storto? Vediamo ovviamente di dirgli di metterle tutto qua dietro. Tanto non è che possiamo piazzare molta roba nella zona desertica. Perfetto, i nostri robot taglialegna nel frattempo mi hanno deforestato completamente questa zona. Quindi possiamo piazzare qualche altro capanno dei pescatori. Uno qui e uno da quest'altra parte. Non possiamo tuttavia sfruttare la stessa area, ovviamente, perché sennò non ci sarà abbastanza pesce. Perfetto, appena mi avranno anche piazzato tutte le strade da questa parte, dovremo poter sfruttare anche questo giacimento di pietra. La nostra isola è minuscola, santo cielo. Far crescere le palme sulla spiaggia è decisamente una pessima idea, ci mette troppo tempo. Ed infatti le nostre scorte di legna sono un po' salite, ma sono ancora bassine. Nel frattempo mi sto estendendo anche da quest'altra parte. Tuttavia continuo ad avere problemi di energia, perché i nostri pescatori non ne ricevono abbastanza. Pertanto direi di piazzare qualche altra casetta anche direttamente qui vicino alla spiaggia, in modo tale che così li riforniranno alla velocità della luce. Fantastico, vedo che i taglialegna mi hanno liberato la zona a sud, quindi piazziamo una bella minerozza qui in modo tale da poter raccogliere tutta questa pietra. Sta finendo pian pianino, non sarà infinita, e c'è un altro deposito anche da questo lato. Soprattutto abbiamo un mare un pochettino pescoso direttamente da questa parte. Vediamo se riusciamo a piazzare abbastanza porticcioli avanti e indietro. Alcuni li possiamo mettere anche di qui. Oh, perfetto. E nel frattempo i nostri laboratori ci hanno finito le ricerche sulle strutture di livello 1 che piazzeremo quanto prima. Pertanto direi magari di level upare a livello 2 intanto uno dei due laboratori, che così ci permetterà di fare nuove ricerche. Di qua mi ha aperto ancora più zone e finalmente possiamo sfruttare quest'area per cercare di piantare un pochettino di mele. Allora, dobbiamo farci furbi, è stupido costruire effettivamente sulla zona verde. Pertanto il frutteto lo possiamo tranquillamente piazzare anche qui vicino alla spiaggia, mentre invece le piante gliele facciamo mettere sulle aree verdi. Ecco qui, questo spazio magari lo lasciamo per una casa, ma i campi tranquillamente possono stare di qua. Ok, meglio che nulla, ci accontentiamo. Appena avremo tolto la miniera potremo anche reclamare questo spazio. E adesso ci possiamo divertire a costruire un po' di case di livello 2 che piazzerei tatticamente proprio vicino alla zona con il frutteto, visto che c'è un sacco di spazio libero. Vediamo di sfruttarlo come non ci fosse un domani. Un'altra la possiamo mettere anche qui, ottimo. Il pozzo è direttamente da questa parte e servirà tranquillamente tutte le case di questa zona. E pian pianino porteranno anche l'energia alle varie strutture di livello 2, che ancora non ne abbiamo nessuna, che saranno da quest'altra parte. Ok, hanno finito di migliorarmi il laboratorio e l'hanno portato al livello 2, quindi subito ci ricerchiamo le frecce, così potremo cominciare ad attaccare i nostri avversari. Per adesso la situazione qua a nord sembra tranquilla, però anche loro stanno piazzando parecchie strutture di livello 2, quindi stanno per sviluppare la ricerca. Fantastico, sembra che la zona qui a sud stia lavorando perfettamente. Abbiamo anche l'ultima casa di livello 2 costruita. La pressa del sidro l'ho messa direttamente qua, così che non dovranno fare troppa strada per spostare le risorse. Vediamo di chiudere completamente le stradine anche da quest'altro lato. Perfetto, il che vuol dire che con tutta questa energia di livello 2 anche il nostro laboratorio, perfetto, dovrebbe cominciare a farmi le ricerche militari. Ottimo, per la mia grandissima gioia il nostro laboratorio ha finito di ricercarci il potenziamento militare. Il che vuol dire che finalmente possiamo migliorare la torretta a livello 2 e contrattaccare il nostro nemico. Questa zona prenderà fuoco molto in fretta. Anzi, piazziamoci subito una Jessica Fletcher. Ecco qua, anzi, un paio di Jessica Fletcher che ci serviranno, lo sapete bene, per produrre le frecce con cui riforniranno le nostre torrette. Nel frattempo ho fatto anche liberare la zona qui, perché dovrebbe avermi finito di costruire sia il porto che il cantiere navale. Quindi per adesso mettiamo di sicuro un porto da questa parte, un altro lo potremmo mettere da quest'altro lato in modo tale da non intasare tutte le strade, e un altro anche in quest'altra zona, qua in parte la zona del sidro.
Ok, dovremmo avere abbastanza fermate. Ora vediamo quanto meno di estenderci. Signore, non mi vada in acqua, è un bot lei. Porca quella porca. Poi mi si bruciano tutti i circuiti. Che poi sono scemo pure io, scusate, ma il nostro cantiere navale lo posso piazzare in teoria anche da questo lato. Voglio dire, abbiamo questo angolino di spiaggia, non ci cambia più di tanto. Perfetto. Ok, aspettiamo che i bot piazzino tutto. Per il resto, a risorse di legna siamo messi bene, il che non è male. Energia, oh, siamo in positivo. Una volta tanto siamo in positivo. Ma soprattutto stiamo per contrattaccare il nostro nemico, che ancora non se l'aspetta. Questa volta siamo stati più furbi di lui. Oh mio Dio, la nostra produttività di energia è talmente tanto alta che qui si stanno grattando perché non sanno dove mandare le batterie. Allora, visto che avremo la zona portuale, va da sé, dovremo avere anche un bel magazzino che piazzerei a sto punto da questo lato. E casomai uno più piccolino glielo mettiamo direttamente qui, perché sennò questa energia è praticamente sprecata. Nel frattempo hanno finito l'upgrade al livello 2. Signore, la vedo un po' sghembodilato, non mi pare normale. E vedo che anche il nostro avversario si sta effettivamente potenziando. Forse abbiamo giusto qualche secondo di vantaggio. Ullala, vedo che le nostre Jessica Fletcher ci hanno rifornito di frecce e stiamo attaccando di brutto il nemico. Guarda che roba, gli rimane un terzo di barra della vita. Se gliela buttiamo giù, qua scoppierà un incendio veramente incredibile. Nel frattempo mi hanno finito la costruzione del porto qui, qui e anche da quest'altro lato. L'ho dovuto spostare questo da qui perché si era buggato male male e anche il cantiere navale è stato costruito. Quindi ci costerà 24 tavole, ma richiediamo subito una bella barca con la quale potremo effettivamente intraprendere un viaggio cercando di conquistare le isole limitrofe. Soprattutto dobbiamo farlo prima che il nostro avversario abbia la stessa idea e anche lui si metta a fare il pirata dei sette mari. Ok, a legna e non siamo messi benissimo. In effetti ci converrebbe piazzare qualche altra forestry in giro. Ok, torretta distrutta. Oh mio Dio, che incendio incredibile! Guarda che roba. Beh, si sono incendiati anche da quest'altro lato. Perché si sono incendiati anche da quest'altra parte? Ah, perché avendogli distrutto il frutteto, abbiamo anche incendiato tutti gli alberi che erano gestiti da quell'unica struttura. Buongiorno! Vedi che adesso non rompi le scatole, in effetti. Tuttavia avrete notato che su quest'isola mancano alcune miniere, non ci sono depositi né di ferro né di carbone e quindi effettivamente la nostra zona industriale è un pochettino fregata. Io stesso non posso andare avanti con le ricerche perché non posso fare gli strumenti. Pertanto mi sa che sarà solo grazie alle navi e all'esplorazione se troveremo in giro per la mappa eventuali isole che avranno i suddetti depositi. Nel frattempo, visto che comunque abbiamo un po' di risorse, piazzerei comunque tutte le strutture che ci servono, tra cui una bella fornace che possiamo mettere qui. E il fabbro per la produzione degli strumenti che gli piazzerei in parte. Invece vicino al nostro porto ci mettiamo un paio di depositi di quelli belli grandini, così che quando arriveranno le risorse sapremo direttamente dove metterle. Nel frattempo nel centro città possiamo distruggere la miniera, visto che abbiamo esaurito le risorse di pietra. Ce ne restano pochissime qua sopra e le ultime sono direttamente qua sotto. Quindi una minierozza me la piazzi direttamente qua in parte alla nostra torre. Perfetto. E la zona quassù a questo punto, una volta che sarà stata completamente liberata, direi di piazzarci una piccola forestry direttamente qui. E visto che l'area è completamente verde, ci possiamo mettere non tanti cipressi, ma gli alberi quelli un pochettino più grandi, e li piantiamo direttamente su qualunque spazio verde disponibile. Ecco qua, più che sufficiente. E comunque hanno abbastanza taglialegna direttamente da questa parte. Perfetto, finalmente abbiamo la nave. Oh, ce ne serviranno un bel po'. Allora, se clicchiamo su uno dei porti, mi pare che possiamo preparare una spedizione. Per farlo dovremo prima accumulare delle risorse, ovvero 8 unità di pietra e 4 unità di tavole. Perfetto, che pian pianino saranno portate al porto e poi la nave le caricherà sulla propria stiva e potrà navigare per tutto il mondo, da quello che ho capito. Lo scopriremo tra poco. Perfetto, i magazzini vicino al molo sono praticamente operativi e ho finito di liberare la zona vicino al nostro razzo. E dato che è un'area verde, farei una cosa tattica. Possiamo piazzare direttamente qui un frutteto e dirgli casomai di mettere qua in zona un altro po' di alberi da frutta, in modo tale da sfruttare tutti gli spazi verdi. Ecco qui, perfetto, così dovremmo avere una quantità incredibile di risorse anche da questa parte. Vediamo se c'è lo spazio anche per una pressa. Sì, la possiamo mettere direttamente qua, così potremo avere costruzioni e case di livello 2 anche direttamente in centro città. Per adesso l'energia di livello 2 è abbastanza buona. Più che altro casomai piazzerei qualche altra casetta di livello 1 per le strutture di base. Ecco qui, perfetto, così dovremmo accumularne sempre di più. Ottimo, hanno raccolto tutti i materiali per la spedizione. Ora se clicchiamo sulla barca la possiamo assegnare alla spedizione. Ok,
Oh, fantastico. Nel frattempo gli chiediamo la costruzione di un'ulteriore barca, per quanto io stia completamente finendo la legna. E una volta che avranno finito di caricare il tutto, potremo iniziare ad esplorarci i mari, sperando ovviamente di non incontrare il nostro avversario. Allora, fatto sta che adesso possiamo muoverci. Oh, ma che carina. Aspetta un attimo. Dove andiamo di bello? Come potete vedere possiamo muoverci dove ci pare e piace e stiamo scoprendo nuove terre. Ok, fantastico, qui abbiamo un bel po' di foreste. Adesso ho velocizzato tutto in modo tale da rendere il viaggio meno noioso. Qui dobbiamo assolutamente farci arrivare una nostra colonia. E vedo anche un deposito di carbone. Fantastico, allora aspetta una cosa. Direi di piazzare a questo punto la nostra colonia direttamente da questo lato. C'è un po' di area in cui possiamo costruire e portare tutta legna direttamente da quest'altra parte. In effetti, se io clicco sulla barca mi dà l'opzione costruisci porto. Lo possiamo mettere da questa parte. Perfetto, quindi loro adesso scaricheranno tutte le risorse e il bot pian pianino comincerà a costruirci il porto. Quindi abbiamo effettivamente una rotta per trasportare i materiali avanti e indietro. Anzi, direi forse di iniziare a creare le rotte commerciali. Ah, sembra proprio che non sia necessario, il gioco l'ha creata automaticamente per me. E abbiamo questa zona in cui ci piazziamo immediatamente una torretta di guardia in modo tale da estendere il nostro dominio. La colonia funziona anche troppo bene perché ha direttamente qui la stampante dei bot. Quindi ogni volta che mi serve un nuovo dipendente non lo devono chiamare dalla madre patria, ma direttamente me lo stampano qui. E le risorse me le sposta automaticamente con la nave. Quindi ogni volta che io gli chiedo di costruirmi qualcosa di nuovo, se non le abbiamo direttamente qui, il gioco automaticamente se le va a prendere a casa. Fantastico, allora mi servono un paio di taglialegna direttamente qui, perché abbiamo legna come non ci fosse un domani. E di sicuro possiamo piazzare in parte anche direttamente la segheria. Mettiamola qui vicino al porto. Ulteriore capanno del taglialegna. E ci serve ovviamente un magazzino grande più grande, che possiamo anche mettere qui. Ok, e un altro che piazziamo qua, in modo tale che non debbano fare i big chilometri per caricare la nave. Ce ne serviranno molte di più di navi per riuscire ad portare avanti e indietro tutte le varie risorse, ma pare che questa sia praticamente a posto. Perfetto, ho assegnato la stessa rotta anche alla seconda nave. Come potete vedere stanno spostando tutte le risorse che ci servono avanti e indietro. È vero che hanno bisogno delle batterie, santo cielo. In effetti da questa parte non hanno cibo. Spero di trovare magari una zona pescosa, magari da quest'altra parte. No, non sembra molto pescosa, ma vabbè. Con tutto questo verde, una volta che ci saremo estesi, possiamo tranquillamente piazzare frutteti e altre cose. Perfetto, come potete vedere finalmente le nostre scorte di legna si stanno riempiendo un attimino. Aspetta che comunque ci piazziamo una forestry direttamente qua, in modo tale che ripiantiamo tutto quello che abbattiamo. Nel frattempo mi sono esteso anche da questa parte perché c'è finalmente una miniera di carbone. Oh mio Dio, non mi par vero, è la prima che piazzo dall'inizio dell'episodio. Ottimo, così finalmente possiamo estrarre un po' di carbone. Fatto sta che ancora ci manca il ferro e pare che non ci sia su quest'isola. C'è della argilla che in effetti fino adesso non abbiamo ancora utilizzato, ma potrebbe ovviamente tornarci utile. Allora, se dobbiamo far funzionare questa colonia, va da sé, ci servirà qualche struttura per la produzione del cibo. Sicuramente una fattoria con le pecore potrebbe essere la soluzione migliore. Per adesso la piazzerei direttamente qui con un piccolo sentierino. E casomai gli assegniamo praticamente tutto. Ok, 46 su 50, meglio che niente, appena ci allargheremo potremo prenderci anche questa zona. Ci sono volute oltre 2 ore di lavoro, ma finalmente abbiamo trovato un'isola che ci aiuti nella nostra produzione delle risorse, perché sennò saremmo stati messi molto male. E adesso che mi ha costruito questa ulteriore barca, io richiedo che si preparino per un'altra spedizione. E questa nave la manderemo in giro per il mare alla ricerca di ulteriori risorse come il ferro e il resto. Per adesso comunque il nostro avversario non ci ha contrattaccato, quindi è cosa buona e giusta tenerlo sott'occhio, perché non mi fido minimamente. Allora, la vita procede abbastanza serena nella nostra colonia, tuttavia ho visto che stanno utilizzando le navi tendenzialmente per portare avanti e indietro le batterie per ricaricare i bot che stanno lavorando. E visto che abbiamo messo qua i nostri animali, è un peccato non costruire effettivamente un pochettino di case direttamente da questa parte. Di sicuro parecchie di livello 1 e casomai ne potremmo mettere forse anche qualcuna di livello 2. Avremo bisogno ovviamente poi di mettere la fattoria per il sidro e via dicendo, ma ce ne occuperemo casomai nel prossimo episodio. Gli mettiamo giusto un piccolo pozzo direttamente da quest'altro lato. Ottimo, l'importante è che siamo sull'erba. E così non dovranno utilizzare le navi, ma per l'appunto avranno l'energia direttamente pronta all'uso qua. Ho visto che la forestry tuttavia fa difficoltà.
perché non riesce a seminare tutto, quindi ne mettiamo un'altra direttamente qui e gli diciamo di occuparsi di questa zona. In due dovrebbero effettivamente riuscire ad abbattere abbastanza alberi. Da quest'altra parte invece potete notare che la forestry funziona anche troppo bene. Pertanto potremmo decidere, visto che abbiamo anche parecchia energia di L2, di levelappare effettivamente i nostri taglialegna, direi entrambi, in modo tale che estraggano molta più legna, così che non dobbiamo per forza importarla dalle colonie. Nel frattempo il nostro porto che sta quassù ha accumulato abbastanza risorse per far partire la spedizione. Pertanto possiamo cliccare sulla nave qui e assegnarla alla spedizione de Porto Città Destra. Ho scoperto che effettivamente puoi rinominare i porti, così è più facile capire effettivamente quando devi fare i loro percorsi. La nostra nave dovrebbe essere pronta, perfetto, quindi possiamo vedere di esplorare anche le zone qua a lato. Se ho visto bene sulla cartina, ci dovrebbe essere un isolotto con delle risorse anche da queste parti. E intanto possiamo anche vedere la base del nostro nemico, come potete vedere. Vediamo un po'. Ho trovato un'isoletta con... Ullala, aspetta un secondo. Un deposito di ferro. Sì, è ferro. Oh, finalmente. E quel fortunello del nostro avversario invece c'ha tutte le miniere direttamente qua. Guarda quanta roba che c'ha. Ok, adesso posso sbirciare la sua base. Il problema è che se anche lui costruisce il porto è finita e noi saremo fregati. Allora, a questo punto il porticciolo ci conviene piazzarlo da quest'altra parte. Perfetto. Ecco che i nostri bot lo stanno costruendo. Ottimo. E la zona è quasi praticamente nostra. Adesso questa nave dovrebbe fare direttamente la rotta commerciale da qui al porto da cui siamo partiti. Allora, vediamo di piazzare mezza strada e di sicuro conquistiamoci la zona ben prima che arrivi il nostro collega robotico rosso. Si sa mai che decida di invaderci. Perfetto, allora, ho circondato la zona di torrette così che il nostro avversario non dovrebbe riuscire ad invaderci. Ma la cosa più importante è che possiamo finalmente costruire la miniera per estrarre il ferro. Oh mio Dio. Così pian pianino la nave potrà portare tutte le risorse direttamente alla nostra base principale. E peraltro, come potete vedere, questa zona è anche pescosa, il che vuol dire che possiamo letteralmente riempire la zona di pescatori. Ecco qui almeno un 3, forse ce li facciamo stare. Ottimo. Non ci resta che mettere un paio di magazzini direttamente da questo lato, così potremo accumulare tutte le risorse di cui abbiamo bisogno. E la zona è praticamente fatta. Dovremo solamente mettere qualche casa direttamente qui di livello 2 e un paio di livello 1 nel caso ci servisse ancora qualche altra tipologia di energia. Purtroppo non possiamo effettivamente ricavare dell'acqua, ma ce la manderanno direttamente dalla nostra base principale. Ottimo! Adesso che abbiamo anche la miniera non potremo desiderare di più e potremo andare avanti nella nostra campagna di terrore nei confronti dei robot quelli rossi. Maledetti robot rossi, prima o poi vi distruggeremo. Perfetto, nel frattempo almeno non ci hanno attaccato, il che è cosa buona e giusta. Buono! Dai, ammetto che sta mappa è molto più variegata e ci sono ancora un pochettino di zone che dovremo esplorare. Abbiamo solamente scoperto questa zona, ma c'è ancora qualcosa di nascosto direttamente qua sopra che vedremo cosa mai nel prossimo episodio e potremo anche poi sferrare l'attacco contro il nemico. Buono, per questo episodio allora è tutto, quindi lasciate un bel piacere della serie, canditene a crescere, ci vedremo nelle prossime avventure piratesche spaziali. Ciao ciao!